Andiamo a scoprire la categoria diritto commerciale, il premio boutique di eccellenza dell'anno diritto commerciale internazionale consulenza. Il premio va a Bovesi & Partners, società tra avvocati per azioni. L'estrema preparazione e professionalità dimostrate dallo studio legale in tutte le complesse operazioni di importanti gruppi multinazionali fanno dello studio una boutique di eccellenza legale nel panorama italiano, quale punto di riferimento riconosciuto dal mercato nella consulenza in materia di diritto commerciale internazionale. Buonasera, l'avvocato Massimiliano Bovesi, founding partner e managing partner di Bovesi & Partners, naturalmente. Bentornato da noi alle Fonti e benvenuto per questa serata. Buonasera, Buonasera. le chiedo un commento subito così a caldo per questo riconoscimento. Ci fa molto piacere perché è un riconoscimento importante e perché veniamo da un anno in cui abbiamo lavorato molto anche su operazioni di notevole rilevanza e quindi siamo contenti che il nostro sforzo sia stato riconosciuto. Ecco, visto che lei parla giustamente di questo particolare momento, le faccio subito una domanda mirata, cioè l'attuale congiuntura economica, con l'attuale congiuntura economica, cosa possono fare, gli studi boutique specialistici per rispondere alle esigenze, alle domande del cliente? Possono unicamente cercare di personalizzare ancora di più il servizio, cercando di capire ancora meglio le esigenze del cliente e le tempistiche che il cliente richiede. Non ci sono altre vie. Ok, quindi insomma, il rapporto con il cliente però nonostante questo momento di stacco è diventato ancora più, cioè quasi paradossalmente più stretto, no? Sì, le confermo che il rapporto col cliente in questo momento è diventato più stretto perché per rispondere alle esigenze del cliente in questo momento bisogna essere altamente tempestivi e cercare di comprendere immediatamente ciò che il cliente richiede. Per cui questo genera una forma di empatia tra professionista e cliente e i rapporti indubbiamente e paradossalmente, come diceva lei, si rafforzano in questo momento. Certo, e in questo particolare momento esiste la possibilità per gli studi boutique di fare attività nel settore M&A? Sì, esiste anche se il settore M&A, per quanto a mia conoscenza, in questo momento non presenta molte operazioni in corso. Noi abbiamo concluso pochi giorni fa il signing di una operazione M&A di medio livello e stiamo per concludere un'operazione M&A relativa al mercato cinese con l'acquisizione da parte di una società italiana di una società cinese del settore della meccanica. Ecco, mi verrebbe da chiederle se ci sono dei settori in cui ci sono delle carte vincenti, cioè dove si possono effettivamente giocare delle carte vincenti. Sono settori dove uno studio di dimensioni medio-piccole o assolutamente piccole può fornire al cliente un servizio molto su misura, molto personalizzato. Qualunque sia questo settore, a queste condizioni si hanno delle chance importanti. Noi, ad esempio, nell'ultimo periodo abbiamo intrapreso dei nuovi rapporti di collaborazione, rendendo consulenza a società molto, molto importanti, di natura bancaria e assicurativa in relazione al trade finance, quindi a tutto il settore delle operazioni bancarie e assicurative di finanziamento o supporto del finanziamento alle vendite sui mercati internazionali. Senta, avvocato, in conclusione mi piacerebbe sapere insomma, quali sono le vostre prospettive future, no? Anche in termini di partecipazione societaria, ma comunque insomma, da qui in avanti che cosa succederà?
Ma guardi, non sappiamo bene quello che succederà, perché gli sviluppi dell'economia non necessariamente saranno positivi nel nostro paese. Noi andiamo avanti a cercare di acquisire clienti di grandi dimensioni, anche se noi siamo uno studio di poco più di una ventina di professionisti. Mentre per quanto riguarda l'assetto societario, avevamo in programma di cedere una piccola percentuale del capitale dello studio a un investitore cinese, poi con le note vicende relative alla pandemia l'operazione è saltata e probabilmente riprenderemo il discorso con un altro investitore cinese nei prossimi mesi, quando la situazione si sarà stabilizzata, speriamo. Certo, quando la situazione avrà cambiato nuovamente faccia. Intanto allora complimenti per questo riconoscimento e grazie per essere stati con noi in questa serata speciale. Molto, molto gentili, Grazie grazie a voi. all'avvocato Massimiliano Bovesi, Founding Partner e Managing Partner di Bovesi & Partners. E adesso un'altra parola, clou per guardare al futuro è sicuramente internazionalizzazione. Andiamo a scoprire il prossimo vincitore.